Signor Presidente, grazie. Il dibattito odierno cade nel giorno di Carnevale, giornata, si sa, dedicata allo scherzo. E tuttavia noi ci chiediamo, avremmo chiesto persino al Presidente della Regione, se avesse avuto il rispetto per il galateo istituzionale, come si conviene in questi casi, ma sarebbe come chiedere a un fiume di tornare indietro, ci chiediamo se si tratta di uno scherzo o degli effetti devastanti della schizofrenia quando la schizofrenia arriva agli alti gradi istituzionali. In questa sala, si sa, ci sono tanti allievi di Cavour, ci sono tanti statisti e c'è anche chi, bracciante della politica, si arrampica tentando di dare una interpretazione autonoma sulla scorta delle proprie modeste esperienze maturate in altre sedi, è interprete di uno stato d'animo che è sempre più diffuso nella pubblica opinione. Presidente, io non mi sforzerò, come bene hanno fatto i colleghi dell'opposizione e in particolare i colleghi Ioppolo e Falcone, di convincere lei e gli uffici della irragionevole norma che state tentando di voler mettere assieme. Non ci tento neppure, non ci provo, perché qui se c'è una persona convinta e arciconvinta del pasticcio e dell'obbrobrio che si vuole creare è proprio il Presidente del Parlamento. Ne è tanto convinto il Presidente del Parlamento che nel momento in cui l'Aula, con un tradimento operato dai deputati della maggioranza di Crocetta, ha affossato, votando il secondo comma dell'articolo 1, le città metropolitane, è stato costretto, dopo qualche momento di sorpresa, a sospendere la seduta e a riaggiornarla l'indomani. Presidente, lei è un giurista particolarmente navigato, è un politico di grande equilibrio, è un uomo di grande buonsenso, per non capire quanto mostriciattolo sia questo disegno di legge venuto fuori nel corso di questo convulso e disordinato dibattito delle ultime settimane. Ma lei ha un dovere politico, quello di rispondere alla sua città, a Messina, che è una delle tre città candidate a diventare metropoli. Ed io potrei persino essere accomunato allo stesso destino venendo da una città che è stata generosissima nei miei confronti sul piano del consenso oltre che degli affetti, per spiegare perché io debba essere contro la elevazione a città metropolitana di Catania o con lo stesso stato d'animo di Palermo, città altrettanto generosa nei miei confronti e verso la quale sento motivi di gratitudine e di debito morale e politico. Qui non siamo per fare una mozione di affetti, qui siamo per prendere atto che c'è una legge assolutamente incapace di reggere su un filo logico e che pertanto bisogna intervenire per salvare il salvabile. Bene, noi riteniamo che quella che lei stasera voglia operare sia una forzatura. Lo diciamo con tutto il rispetto, e Dio sa quanto rispetto io abbia nei suoi confronti, Presidente, nel linguaggio, negli atteggiamenti e nella condotta mantenuta in quest'Aula e su questa tribuna. Ma io ho il dovere di dire e di richiamare la sua attenzione sul fatto che questa forzatura non fa onore al Parlamento, non fa onore a questa stagione presieduta da Giovanni Ardizzone. C'è un limite ad ogni cosa.
La qualità giuridica, la qualità legislativa va comunque salvaguardata, sforzandoci tutti di salvare il salvabile anche sul piano politico. Allora mi chiedo, come può reggere lo sforzo di denominare un istituto se quello stesso istituto non è stato istituito? Per carità, per un colpo di mano, per un momento di debolezza, per il capriccio di un gruppo della maggioranza, mi rendo conto, ma è avvenuto, Presidente, e se è avvenuto, che senso ha mettere in pregiudizio tutta l'impalcatura? Perché appare nella sua evidente incostituzionalità. Voglio essere più chiaro, Presidente Ardizzone e Assessore Valenti. Qui l'opposizione non è contraria alle città metropolitane. Glielo dice un uomo che ha subito l'ingiustizia dei 3 sindaci delle città capoluogo quando era stato chiamato a gestire le aree metropolitane, che è una cosa ben diversa. Qui stiamo soltanto sforzandoci di chiedere di correggere il tiro. Così com'è concepita la città metropolitana non funziona, ma non funziona per la logica dell'opposizione, non funziona per un principio elementare, Assessore Valenti. Io faccio il bancario nella vita, non sono come alcuni statisti in quest'Aula esperti di diritto e non ho neanche il dono delle certezze, anzi mi insegue e mi divora quotidianamente il dono del dubbio. Ma se io ho vinto il ricorso di fronte alla Corte Costituzionale perché ho potuto dimostrare che l'area metropolitana veniva gestita da un ente già esistente, tenuto conto che oggi è in discussione la città metropolitana, che non è concepita dallo Statuto siciliano, né poteva esserlo nel 1946, ma è una delle articolazioni dello Stato prevista dopo l'articolo 5, se la città metropolitana è un ente territoriale, come fa un ente territoriale a non essere, nelle sue espressioni di vertice, eletto direttamente dal popolo? Che è una norma essenziale, con una giurisprudenza della Corte Costituzionale di ben 3 sentenze. Allora come fate voi a immaginare la città metropolitana con la elezione del sindaco metropolitano di secondo grado? Ma santo Dio! Il professor Renato D'Amico, professore straordinario di scienze dell'amministrazione all'Università di Catania, ha scritto cose assolutamente non edificanti, Presidente, che non fanno onore a lei, a me e a quanti avvertiamo il ruolo e il peso della responsabilità. Preoccupa, dice il professore D'Amico, il decadimento che si va consumando nella politica siciliana all'Assemblea regionale siciliana e il proliferare dei veti incrociati tra singoli esponenti, con una riforma portata e trattata come se fosse una riforma qualsiasi. Non lo dice un uomo del centrodestra o delle opposizioni, lo dice uno dei maggiori esperti di diritto amministrativo e costituzionale in Sicilia e parla di elezione di primo grado per le città metropolitane. E allora noi sulle funzioni siamo d'accordo, Assessore, l'abbiamo detto mille volte, serve a razionalizzare i servizi e ad economicizzare le spese, va benissimo. A patto che i comuni che debbano aderire alla città metropolitana, non capisco perché non si debba chiamare area metropolitana, vabbè, dico, a parte che si esprimano con un referendum popolare, non può essere affidato alle logiche dei partiti o ai soli consiglieri comunali, e a patto che il sindaco della città metropolitana sia legittimato dalla base, non può essere automaticamente il sindaco che gode di una posizione di privilegio a danno dei comuni più piccoli. Possiamo capire persino il consiglio metropolitano eletto col secondo grado, ma non può il vertice non essere espressione della volontà popolare. E allora, se così è il principio al quale noi vorremmo si informasse questa legge, vogliamo chiedere, la città metropolitana è uno strumento di coordinamento o è un governo unitario? Ce lo dica l'assessore, perché se è uno strumento di coordinamento non c'è bisogno di elezione diretta, è uno strumento, basta un'associazione fra comuni. Ma siccome ho l'impressione che sia uno strumento di governo, e lei me lo conferma col suo sguardo, beh,
È naturale che se è un ente territoriale il presidente, il sindaco deve essere eletto direttamente dal popolo. Perché vi ostinate a chiudervi nel fortino delle certezze? Perché? Avete avuto garanzie dal commissario straordinario al commissario dello Stato? Ma io mi rifiuto di pensarlo, conoscendo la serietà, la preparazione, la compostezza e il rigore morale del commissario dello Stato. E allora perché volete affossare questa legge? Per addebitare poi la responsabilità all'opposizione o a Giovanni Ardizzone, che non ha presieduto in maniera sufficientemente diligente la sera in cui i voltagabbana all'interno dei gruppi della maggioranza hanno deciso di votare in senso contrario? Noi non vogliamo assolutamente essere i becchini di questa legge. Noi vi chiediamo soltanto di essere realisti. Assessore Valente, in Italia le città metropolitane non ci sono. Spieghiamolo ai colleghi, non esistono in Italia le città metropolitane, se non perché contemplate dalla Costituzione, ma sul piano operativo, sul piano attuativo, mai una città metropolitana è riuscita a decollare, e lei lo sa. Da 25 anni si parla di città metropolitane, proprio perché la materia è complessa, proprio perché la materia è articolata, proprio perché la materia rischia di dover mettere in competizione la città capoluogo con gli altri comuni, e di fronte alla legge tutti i comuni di 200 abitanti o di 4 milioni di abitanti hanno la stessa dignità. E allora, e concludo, signor Presidente, le chiedo scusa se sono andato oltre il tempo a me assegnato. Io vorrei ribadire la proposta che ha fatto il mio capogruppo Formica, il collega Ioppolo, ma anche i colleghi Falcone e gli altri. Votatevi la legge sui liberi consorzi dei comuni. Se avete i numeri, votatela, questa ignobile mistificazione delle leggi, della legge sui liberi consorzi dei comuni. Condannate pure i comuni ad una condizione di assoluta paralisi. E stralciamo il tema città metropolitane. Parliamone fra un mese, fra due mesi. Nel frattempo vediamo l'esito del disegno di legge nazionale del Rio, apriamo un dibattito con le realtà locali e mettiamo su un disegno di legge che consenta maggioranza e opposizione di trovare un punto d'incontro. Non si comprende la ragione di questa forzatura, anche perché le risorse comunitarie previste dal PON, da 40 a 60 milioni di euro in tutti i 6 anni, dobbiamo spiegarlo alla gente di che cosa si tratta, ecco, potrebbero essere intercettate entro il 31 dicembre. Quindi se noi ci prendiamo 2-3 mesi di pausa, io credo che non pregiudichiamo il diritto delle 3 possibili città metropolitane a partecipare al PON metro come è previsto dalla programmazione comunitaria. Questo è il nostro invito, questo è il nostro auspicio, Assessore Valenti e Presidente Ardizzone, perché lei, che è il garante della regolarità dei lavori e in un certo senso della legittimità degli atti per quanto di sua competenza, ha sempre dimostrato grande senso di responsabilità. Anche stasera, Presidente, noi la invitiamo ad un attimo di serenità, perché ne va del prestigio di questo Parlamento. Salviamo quel che è salvabile. La città metropolitana può diventare una realtà se passa non attraverso un atto di forza, dall'esito peraltro incerto, ma da una convergenza serena, responsabile, meditata, sofferta se vogliamo, fra maggioranza e opposizione. Grazie. Grazie onorevole Musumeci. Allora,